fatto questo il motivo. Io voglio andare da Chofu perché noi siamo ancora noi. Siamo noi con la nostra storia, non è che le storie si fanno in una notte. Voglio dire, in Mesopotamia o nell'antica Troia o in uno di quei posti laggiù ci sono città costruite su altre città, ma io non voglio costruire un'altra città, io ho già questa di città. Cioè, so dove teniamo l'antibiotico, riesco a capire di che umore sei alla mattina, mi basta guardare il tuo sopracciglio e... Tu sai che io la mattina non voglio parlare e ti regoli di conseguenza. È una danza che si perfeziona col tempo e è faticoso, è molto più faticoso di quello che io abbia mai immaginato. Però fa più bene che male e non possiamo buttare via tutto. Non lo dico solo perché ci sono i ragazzi. Però sono eccezionali, sì o no? E li abbiamo fatti noi, ci hai mai pensato? Prima non c'era nessuno, adesso ci sono due persone e stanno crescendo. Che come glielo dico a un estraneo? Jonah, il tuo naso, ti ricordi di quella volta in cui eri inavomitato al monumento di Lincoln? Come glielo dico a uno che non c'entra niente? Poi diciamoci la verità, ogni persona avrà qualche tratto che mi dà sui nervi, allora tanto vale che mi tenga i tuoi di tratti, no? E neanche io sono una passeggiata. Però ho un grande senso del dovere e quindi me la cavo. Non è una critica nei tuoi confronti, è solo un mio punto forte. E poi tu sei un vero amico. I veri amici sono difficili da trovare. E volevo dirti che quella ragazza con il casco è ancora qui. Bibu, non sapevo nemmeno che esistesse prima di incontrarti. Ora ho paura che se te ne vai non la rivedo più. Anche se devo ammettere che certe volte sei stato tu a farla sparire. Non è un paradosso. Non abbiamo raggiunto l'apice del paradosso. Dare, avere, spingere, tirare, yin e yang, periodi brutti, periodi belli. Insomma, quello che sto cercando di dirti è che io voglio andare da Chofu. Perché ti amo tanto.